conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra blu celeste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it. Sito internet redalluminio.com. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, siamo di nuovo qui nel nostro studio a una settimana dall'ultima volta e siamo reduci da un pareggio. Il Lecco ha pareggiato alla Spezia, lo ricorderete, un punto che ai fini della classifica in realtà serve a poco, perché è vero, la classifica si è mossa, ma diciamo la situazione del Lecco rimane molto complicata. Ma d'altro canto è anche vero che dalla Spezia sono arrivate diverse buone notizie per i blu celesti, che sono scesi in campo per la prima volta appunto la scorsa settimana con la guida di Andrea Malgratti, quindi è tornato lui in panchina. E da questo punto di vista, appunto guardando proprio al campo, a quello che si è visto, sono arrivate diverse notizie positive, alcune certezze ritrovate anche a livello tattico, comunque alcuni giocatori che hanno dimostrato di avere ancora la voglia di combattere, di lottare. E quindi l'Ecco arriva con questi presupposti alla gara che sancirà la 33esima giornata di Serie B, quindi ci si avvicina sempre di più alla fine della stagione, stagione che si è rivelata molto complicata da gennaio in poi. Non è ancora arrivata la prima vittoria del 2024 per il Lecco, che spera di trovarla appunto domani tra le mura amiche. E quindi come arriva il Lecco a questo appuntamento? Ci arriva dopo un'altra settimana di lavoro intenso, sempre appunto sotto la guida di Andrea Malgratti e dei suoi collaboratori, e ci arriva con la consapevolezza che non è proprio vero, come si è detto in qualche occasione negli ultimi tempi, che non c'è più niente da perdere, perché come ha detto bene Andrea Malgratti in conferenza stampa, ogni giocatore professionista comunque ha sempre la voglia di dare il massimo in campo, e quindi i giocatori del Lecco lo faranno anche questa volta per provare a capire se ci sono ancora i margini per lottare davvero fino alla fine nelle gare che mancano da qui alla fine del campionato. È arrivata però anche una brutta notizia in casa Lecco, ovvero l'infortunio di Lamanna, che sostanzialmente ha concluso anzitempo la sua stagione, sarà sostituito da Malgratti, come ha detto lo stesso Malgratti in conferenza stampa, e probabilmente non ci sarà domani neanche Liskowski, anche per lui un piccolo problema fisico, si aggiunge agli altri indisponibili, tra cui Parigini e Sersanti. Quest'ultimo, lo ricorderete, dovrà saltare la gara di domani per via di quella sua espulsione inesistente a tutti gli effetti, rimediata sempre alla Spezia appunto. Quindi al di là di queste assenze il Lecco non cambierà sostanzialmente la formazione, lo ha detto sempre Malgratti, il modulo anche resterà lo stesso perché si è già cambiato tanto in questa stagione, ora che forse qualche piccola certezza si è ritrovata è anche giusto continuare così, provare ad affrontare così anche la Reggiana, e quindi ci sono da questo punto di vista delle certezze, no? Certezze che il Lecco potrebbe anche iniziare a conoscere a breve, grazie ad esempio a Frigerio, un elemento che uno dei tanti che è arrivato a Lecco nel mercato di gennaio e che lo stesso Malgratti ha definito un giocatore dalle enormi potenzialità, ma che finora ha fatto un po' di fatica ad affrontare il suo salto di categoria dalla Serie C alla B e quindi non ha trovato molto spazio. Non è escluso che per lui possa esserci un po' di minuti in campo nella gara di domani, magari non dall'inizio. Mentre torneranno in panchina, salvo poi sorpresa, sapete che non abbiamo ancora quando registriamo la lista dei convocati, dovrebbero tornare a rivedersi in panchina anche Salcedo e Hierardi. La loro assenza nel match di settimana scorsa allo Stadio Piccolo non è stata casuale, ne ha parlato lo stesso Malgratti, un pochino c'era già la sensazione che soprattutto l'assenza di Salcedo non fosse casuale dopo le parole con cui il nuovo vecchio tecnico blu-celeste si era presentato in conferenza stampa. Vi facciamo sentire cosa ha detto oggi in merito a lui e appunto al difensore.
sicuramente quando sono arrivato avevo parlato di atteggiamenti, ho parlato di atteggiamenti della squadra e prima della partita scorsa con lo Spezia ho parlato sia a lui che a Gerardi, perché non è una questione proprio di atteggiamento, è una questione di quanto ci mette in campo. Eddie secondo me è un talento incredibile, è un ragazzo giovane ma l'età non conta, perché comunque io non credo negli allenatori che dicono per me i giocatori sono tutti uguali e li tratto tutti allo stesso modo. Per me è una boiata incredibile, perché anche tra di loro sanno i giocatori quanta caratura hanno, sanno pesarsi, è inutile che ci giriamo intorno. L'allenatore deve essere bravo oggigiorno secondo me a entrare nelle corde di tutti. Con Eddie il problema sono io che non sono ancora in grado in questo momento di riuscire a entrare nelle sue corde, perché non riesce ancora a esprimersi al meglio. E gli ho detto che lui è un giovane, ma è un giocatore che nonostante l'età gli altri giocatori lo guardano in campo, cosa fa, cosa non fa, indipendentemente dall'età, perché è un giocatore che ha già una carriera importante. E quindi io da lui mi aspetto molto, ma molto di più. E questo gli ho detto l'altra volta in faccia e mi aspetto una reazione da lui. Quindi è un giocatore su cui conto sicuramente, però come ho parlato anche con Mario Irati, ho detto che per me sono giocatori importanti, ma ha dimostrato ogni giorno, non solo sporadicamente. Quindi la scorsa settimana è stata una scelta per avere una sua reazione, perché io preferisco avere anche una reazione brutta, una reazione positiva, però a me i giocatori che rimangono piatti in questo ambiente, in questa situazione, non servono. L'altro giorno l'ho visto che era un po' così così, oggi l'ho già visto meglio, quindi vuol dire che sotto la cenere ancora la brace c'è, quindi io cerco sempre di accendere il fuoco dentro di tutti e cerco, appunto, ripeto, è un errore mio, non suo, quello di riuscire ad entrare di più nelle sue corde. Allo stadio Rigamonti Ceppi domani è attesa la Reggiana, che non sta vivendo un momento proprio brillante, non è il momento forse migliore della stagione, ma comunque a differenza del Lecco può dirsi tutto sommato tranquillo, perché alla vigilia della 33esima giornata comunque la classifica parla di 11° posto a più 5 dai play-out. Il ruolino di marcia più recente invece parla della sonora sconfitta della scorsa settimana contro il Cittadella. Prima ancora però c'è anche da segnalare la bella vittoria allo stadio Penso contro il Venezia per 3-2 e prima ancora un pareggio per 0-0 contro lo Spezia. Quindi la squadra di Nesta, un po' come il Lecco, anzi direi comunque appunto è più tranquilla, ma ha bisogno di una vittoria domani per non rischiare di trovarsi magari in difficoltà comunque nelle ultime giornate in posizioni di classifica che comunque finora non sono state di sua pertinenza, diciamo. Quindi è importante trovare una vittoria, ne ha parlato anche Nesta, anche diverse assenze nella squadra granata in vista della gara di domani. Tra gli altri mancherà Kabashi, per il quale non è stato accettato il ricorso contro la squalifica che aveva presentato il club, quindi Kabashi non ci sarà, come non ci saranno qualche altro giocatore chiave. Vi faccio però ora sentire, per capire meglio qual è la situazione, le parole del collega Roberto Tegoni direttamente da Reggio Emilia. Vi spiegherà lui proprio la situazione da casa granata alla vigilia del match. Buon pomeriggio Benedetta, buon pomeriggio a tutti i tifosi dell'Ecco in ascolto. Situazione a Reggio Emilia abbastanza tranquilla, anche se l'ultima sconfitta contro il Cittadella non lascia, scusate la ripetizione, tranquilla la Reggiana in classifica, perché alla Rigamonti Ceppi la formazione di Alessandro Nesta verrà alla ricerca degli ultimi punti per la sicurezza, per la sicura salvezza. Ecco, scusate, ho fatto una crasi, però la Reggiana ha 40 punti, si dice che la quota salvezza aritmetica sia 43-44, insomma
L'obiettivo innanzitutto è non perdere e muovere la classifica, però un eventuale colpaccio della Reggiana potrebbe effettivamente dare l'ultima spallata a quello che è l'obiettivo stagionale dei Granata. Reggiana che si presenta ancora senza Kabashi, al quale è stato respinto il ricorso delle 3 giornate di squalifica combinate contro lo Spezia nella gara casalinga pareggiata 0-0, dunque ultimo turno di squalifica per il centrocampista. Qualche problema per il centrocampo la Reggiana ce l'ha, ci sono fuori Cernigoi, Reinhardt è ancora un oggetto misterioso del centrocampo e Cigarini è la terza partita consecutiva, effettivamente è un giocatore di grande talento però anche nella sua età e quindi la carta d'identità potrebbe anche probabilmente tradirlo. Staremo a vedere, comunque è una Reggiana che si presenta con il 3-4-2-1 ormai consolidato, diverso dalla partita d'andata quando la Reggiana giocava ancora con la difesa 4. Da fine dicembre inizio gennaio Nesta ha operato questa scelta della difesa 3 che diventa 5 in fase di non possesso, con i 3 difensori centrali che saranno Sampirisi, Rozio e Marcandalli, sulle fasce Fiamozzi e Pieragnolo confermati, così come Bianco e Cigarini appunto in mezzo al campo. La scelta, il ballottaggio più ampio può presentarsi dalla tre quarti in poi. Portanova, Antist oppure anche Melegoni, che è stato titolare nelle ultime 2 giornate contro Venezia appunto e Cittadella, e in attacco Gondò punta fissa. Non c'è Girma col menisco rotto, ormai stagione finita per lui, però insomma la Reggiana assieme a un migliaio scarso di tifosi verrà a Rigamonti Ceppi per cercare gli ultimi punti salvezza. Chiaramente l'obiettivo è sì la salvezza ma anche non perdere contro il Lecco. Grazie, ci rivediamo allo stadio. Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. Quindi queste le ultime notizie appunto da casa Reggiana, Reggiana che, lo ricorderete bene, evoca sensazioni, impressioni tutto sommato positive a Lecco, perché lo ricorderete nella gara di andata al Mapei Stadium finì 1-1 con gol di Antiste e poi Buso nella ripresa, quindi un pareggio che appunto confermava il momento abbastanza positivo di forma del Lecco, che appunto solo poi nel 2024 non è più riuscito a trovare la vittoria. In quel momento stava invece andando abbastanza bene, comunque la squadra già guidata da Maigrati con Bonazzoli, quindi domani chiaramente servirà più di un pareggio, ma quel ricordo è positivo. Tra l'altro sono 8 le vittorie dell'Ecco in totale contro la Reggiana nei vari precedenti che ci sono stati negli anni, 11 pareggi contando appunto anche quello dell'andata e 21 le sconfitte. Per quanto riguarda, tornando ancora un attimo alla situazione in casa Reggiana, nel momento in cui registriamo Alessandro Nesta, il tecnico, non ha ancora parlato in conferenza stampa, però vi proponiamo un estratto di alcune dichiarazioni che ha rilasciato nei giorni scorsi il laterale Fiamozzi, che secondo me sono comunque abbastanza significative per farvi capire le sensazioni appunto da casa Granata. Ve le faccio leggere ora anche in grafica. Lui torna anche sulla sconfitta di settimana scorsa, dice che brucia parecchio, ancora di più avendola rivista in video. Come già successo altre volte, dice il giocatore, abbiamo creato i presupposti per vincere la gara ma non ci siamo riusciti. Dopo il primo gol abbiamo cercato di fare la nostra partita e dopo il raddoppio ci abbiamo provato con più veemenza. Poi inizia a parlare di quella che potrebbe essere la partita di domani a Lecco, dice cosa ci aspetta. Innanzitutto affronteremo una squadra ancora viva, poi dovremo giocare su un campo sintetico e più piccolo rispetto al solito, quindi sarà una gara tosta. Quindi appunto anche da Reggio Emilia, diciamo, hanno tutta l'intenzione di prendere questa partita con l'approccio giusto, con lo spirito giusto, perché come già vi dicevo comunque conquistare una vittoria sarebbe davvero importante anche per loro, così come per il Lecco, perché
circa 6 giornate dalla fine. Chiaro, la situazione è molto compromessa, ma sappiamo che comunque con una vittoria potrebbe ancora cambiare tutto, comunque cambiare qualcosa, dare un senso diverso a questo finale di stagione. Quindi ora vi lascio con un ultimo spot e poi ci troviamo qui per le probabili formazioni del match. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorn. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Quindi, prima di salutarci, vi propongo brevemente, come solito, in grafica le probabili formazioni delle due squadre. La Reggiana ha recuperato un giocatore come Varela, quindi un giocatore abbastanza significativo, mentre non avrà ancora a disposizione gente come Bardi, Cernigoi, Girma, però, come già vi ha anticipato il mio collega, dovrebbe comunque tornare in campo con il consueto 3-4-2-1, ora ve lo faccio vedere anche in grafica. In porta Satalino, in difesa Sampirisi, Rozio, Marcandalli e Fiamozzi, poi abbiamo Cigarini, Bianco, Pieragnolo, Portanova, Melegoni e in attacco Gondò. Quindi questa potrebbe essere appunto la probabile formazione della Reggiana. Per quanto riguarda il Lecco, torniamo ormai al 4-3-3 di base, quindi Malgrati, lo ha detto abbastanza chiaramente, non dovrebbe cambiare, con Melgrati in porta, lui quindi a sostituire la Manna, lo sarà probabilmente fino alla fine della stagione. Lepore, Bianconi, Seglia che Caporale in difesa, Ioniz degli Innocenti e mi viene da pensare a Galli per sostituire Sersanti, che era partito da titolare la scorsa settimana, attacco con Crociata, Novakovic e Buso. Quindi queste potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita di domani, che vi ricordo inizierà alle 16:15 allo stadio Riga Monticeppi. Farà caldo sicuramente, ormai è primavera, si sta bene. Quindi ci sono tutti gli ingredienti, credo, per vedere una bella partita tra due squadre che hanno comunque voglia di lottare, di dire la loro in campo. Quindi non mi resta che darvi appuntamento, come al solito, con LCN Stadio per il racconto, la cronaca in diretta della partita, e poi sempre qui dal nostro studio con LCN Aftermatch per tutti i commenti e le analisi di ciò che sarà successo in campo in questa 33esima giornata di Serie B. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione e per il vostro affetto, ci vediamo domani e come sempre, forza Lecco sempre!